Vuoi creare un'email sul tuo hosting nuovo di zecca? Hai letto il titolo di questo video e sei più confuso di prima? Non preoccuparti, andremo per gradi. Se hai acquistato un hosting con un dominio, mettiamo il caso www.iltuosito.it, sicuramente vorrai creare delle email @iltuosito.it. Se sul tuo server è presente cPanel, sicuramente il gestore del tuo hosting ti avrà inviato un'email con tutti i dati per accedervi subito dopo l'acquisto e l'attivazione. Quindi trova queste email, poi ritorna qui e ti spiego come creare la tua nuova casella. Il primo step, chiaramente, è accedere a cPanel. Ma quale può essere la URL? Se il tuo servizio di hosting non te l'ha indicata, di solito è cpanel.iltuosito.it oppure www.iltuosito.it:2.2083. Una volta fatto l'accesso, nella sezione email, clicca su account email. Supponiamo che tu voglia creare una nuova casella che si chiama mariorossi@iltuosito.it. Clicca sul pulsante Crea ed inserisci il nome della casella che vorresti creare. Mario Rossi, senza @iltuosito.it perché già esiste. Scrivi poi la password che vuoi che abbia la tua casella email. Non c'è bisogno che ti ricordi che la password deve essere sicura, contenere caratteri maiuscoli, numeri, eccetera. Cliccando sul pulsante Genera, potrai generarne una casuale, di solito molto difficile da indovinare, quindi molto sicura. Sulla riga Optional Settings, clicca sul pulsante Edit Settings. Nella sezione che compare puoi inserire la dimensione in megabyte che vuoi che abbia la tua nuova casella. Attenzione però, lo spazio della casella di solito è in comune con lo spazio del sito, quindi non puoi superare lo spazio massimo incluso nel tuo piano di hosting. E inoltre, se inserisci un valore molto alto, ricorda che stai rubando spazio al tuo sito e quindi anche alle altre caselle. Lasciando il segno di spunta vicino a Send a Welcome Mail with Instruction, eccetera, nella casella mariorossi@iltuosito.it verrà recapitato un messaggio con le istruzioni per configurarla, per configurare la tua email sui vari client, come ad esempio Microsoft Outlook, Thunderbird, Gmail, eccetera. Quando hai finito, clicca su Crea. Ed ecco la tua casella mariorossi@iltuosito.it. In qualunque momento puoi cambiare le impostazioni della casella cliccando su Gestione. Da questa schermata puoi anche decidere se sospendere la casella attraverso questi tre radio box e poi puoi cambiare la password ed aumentare o diminuire lo spazio allocato. Cliccando invece su Connect Devices potrai vedere le istruzioni per configurare il client di posta elettronica ed eventualmente, compilando questo spazio con la tua casella, inviarle a te stesso via mail per tenerti il promemoria a portata di mano. E infine, cliccando su Check Email, puoi accedere, cliccando poi su RoundCube, puoi accedere alla casella mariorossi@iltuosito.it e vedere le mail, ma anche inviarle e leggerle, leggere lo spam, eccetera. Hai visto? Il punto di forza di cPanel è proprio la sua semplicità d'uso. Tuttavia, non tutti i gestori di hosting utilizzano cPanel. Ce ne sono alcuni che utilizzano altri pannelli di controllo standard. Alcuni addirittura hanno il proprio pannello di controllo proprietario sviluppato da loro stessi. Se non sai come creare la tua email sul tuo pannello di controllo, scrivimi un'email a info@enzalafrazia.it oppure lascia un messaggio qui sotto, un commento qui sotto e creerò un video tutorial proprio per il tuo hosting. Al prossimo video!